Allora siamo con Pietro Lazzarotto. Pietro, ti volevo intervistare anche l'altro giorno, non eri neanche convocato, però mi hai detto voglio parlare quando giocherò. Quale miglior partita di parlarne questa contro il tuo ex Monza, una partita magistrale da parte del Sandrigo. Si è sbagliato un po' all'inizio, ma poi Sandrigo che ha tirato fuori le sue migliori carte. Sì, come hai detto te, è stata una partita bella, soprattutto il secondo tempo. Abbiamo fatto un bel secondo tempo, che loro sono un po' calati di intensità perché nel primo ci hanno messo veramente in difficoltà. Poi che dire, loro sono veramente una buona squadra. Io ho fatto un paio di anni là, so come lavorano, quindi è una grande vittoria per noi perché loro sono organizzati, lavorano bene, e quindi ce la teniamo stretta, insomma. Ascolta, solito focus sulla prossima giornata, turno infrasettimanale, mercoledì, contro i cugini dell'Oltresponda, il Braganza. È un Braganza ancora a zero punti che però cerca sicuramente il riscatto e lo farà contro di voi. Sì, ovvio, loro sì, sono a zero punti, però ogni partita ha la sua storia. Loro ci possono mettere in difficoltà come hanno messo in difficoltà altre squadre. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, noi come ogni volta cerchiamo di dare il massimo, questa sera lo abbiamo dato e ci siamo riusciti bene, speriamo di riuscirci anche settimana prossima. Qualche piccola rassicurazione sul tuo stato fisico? Sì, io ho un problemino alle anche che mi ha tenuto fermo per 20 giorni perché all'inizio preparazione mi faceva parecchio male, quindi ho preferito fare un periodo di stop. Adesso ho ripreso perché la data dell'operazione, che in teoria dovrei operarmi, non so ancora quando sarà, quindi preferisco giocare e divertirmi finché aspetto, insomma. E noi cerchiamo il tuo recupero totale. Grazie, in bocca al lupo.